Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono albergo, sto pedalando con la mia muscolare. Ho già fatto un bel po' di strada perché è abbastanza lunga da Varazze. Vi porto un video qua albergo, sono con Vinciroli, mio amico qua di Varazze, e vi porto un po' questi sentieri che non vi ho fatto vedere tanto sul canale, sono molto carini. E niente, quindi se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e godetevi il video. Yo! Difficile impennare senza mani. Vicinissimo al punto di equilibrio. Per chi non conosce il Begua, il Monte Begua è un monte alto circa 1200 metri, qua dietro Varazze. E è molto bello perché d'estate fa molto fresco, d'inverno qualche volta c'è la neve, ma si ha un clima fantastico. E il sottobosco, come vedete, è fantastico, ci sono degli alberi e dei pini molto grossi e si sta davvero benissimo. Poi oggi è una giornata fantastica, fa parecchio caldo e niente, ci sono parecchi sentieri. E i ragazzi che li mettono a posto sono i Beat, Begua Insane Tribù, e sono nati parecchi anni fa da dei ragazzi pazzi che volevano girare, fare salti e sentieri in questa zona. E direi che hanno fatto un bel lavoro, sono abbastanza divertenti e oggi ve ne faccio vedere due o tre. Hai visto il tronco? O no? Quello. Ho detto, magari ha visto la sponda, stava andando sulla sponda a sfondare, l'ha vista rotta. Non ho capito perché. Ah, perché hai doppiato quello e volevi atterrare in sponda. Però sei andato sopra. Sì, infatti ho detto, minchia che figata, ho detto, ora salta. Non puntava, mi sa che era un po' interno e puntava all'esterno, ho doppiato, ma era anche lungo, sì. Beh, un bel doppio. Nuovo trail. Costruiamo. Mi piace rimanere in strada questa volta. Thank you.
Allora ragazzi, eccoci qua. Vi sono piaciuti i sentieri del Begua? Fatemi sapere nei commenti se vi sono piaciuti e se ci siete già stati. Io invece voglio parlarvi di questa piccola camera qua, la Insta360. Avete già visto un video sul canale più o meno 2-3 mesi fa, infatti è un bel po' che la sto usando e direi che è la camera principale che mi porto in giro quando vado a fare i miei giri corti e veloci, perché è super comoda, è piccolissima, la camera è semplicemente questa. Fighissima perché intanto ha la lente intercambiabile, quindi se cade la rompete potete cambiarla, e fanno anche dei filtri ND per questa. Comodissima perché ha un solo tasto per avviare la registrazione, farà una piccola vibrazione, mentre invece poi quando la rischiacciamo per stopparla farà una lunga vibrazione. Comodissima ancora perché la mettete qua dentro e bam, si ricarica come le AirPods, diciamo. Ed è comodissima, soprattutto quando dovete fare un giro lungo e fate poche riprese, non sapete mai se la camera resiste al freddo, la batteria regge oppure no, la mettete qua dentro e siete sicuri. La tirate fuori e sicuramente è carica. Custodia che fa anche da tripod, se volete farvi un po' di riprese stile vlog, comodissima. Connessione all'app molto veloce, oppure se volete importare i video alla massima qualità, importateli sul computer, passate attraverso il programma di Insta360 e esportate tutto alla massima qualità. Io ho registrato in Pro Mode in 1440. Questo mi permette poi in post-produzione di decidere se voglio il video salvato in verticale o in orizzontale, in 16 noni o in 9 sedicesimi. Comodissima, questa è la feature che più preferisco di questa camera perché è perfetta per i social. In sé la camera, come avete visto, è questa, piccolina, leggerissima, 27 grammi, e in più avete questi comodissimi accessori, i quali li ho usati tutti per fare un po' di video in giro, vedete adesso delle riprese. Per esempio questo è il mio go to attacchino da casco, ve lo faccio vedere subito. Questo è il mio casco, bam, lo clampate qua sulla visiera e in un attimo potete partire. La camera ovviamente ha l'attacco magnetico, quindi bam, fatto, pronto per girare, se volete toglierla tolta velocissimo. Altre riprese le ho fatte con questo speciale attacco universale per tutte le action cam e una semplice chesty, oppure riprese un po' più strane che vedete adesso con questo attacco da manubrio. Qua è molto regolabile, molto comodo, e con questa piccola levetta potete ruotare la direzione di ripresa, e questo è molto comodo, e l'ho usato con questo altro tacchino, molto comodo. Se invece siete sicuri di fare cose molto molto estreme dove ci sono tantissime vibrazioni, vi consiglio allora questo attacco qua. Questo è un mount specifico per tenere ben salda la vostra Insta360, lo infilate qua dentro e con la sua vite andrete a chiudere queste due alette e la camera non potrà mai più uscire. Ultimamente ho utilizzato la camera anche all'esterno, quindi non montata su di me o sulla bici, per fare riprese action, e devo dire che anche tenendola in mano la stabilizzazione è molto molto efficace, ma soprattutto il livello dell'orizzonte quando la montiamo magari sulla chesty è fantastico. Nei percorsi molto scassati o con tante sponde dove il corpo si sposta tanto, la camera fisserà continuamente l'orizzonte livellato a zero, ed è la ripresa, secondo me, è fighissima. Fatemi sapere se anche a voi interessa questa Insta360 Go 2 e io vi dico di andare subito sul loro sito perché ci sono le offerte di Natale e non potete perdervi i maxi sconti che faranno sul sito. Quindi andate al link qua sotto in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!